Eccoci ragazzi, bentornati alla nostra carriera con il Blackpool. Siamo probabilmente a quello che è il penultimo episodio della seconda stagione. Vedendo il calendario, mancano 10 partite alla fine, che con i playoff eventuali potrebbero diventare 13, per cui 10 di campionato sicure. E poi ci sarebbe la semifinale di andata e ritorno e la finale a Wembley. Devo dire che avrebbe un certo fascino fare i playoff, ma se possiamo evitarli molto meglio, perché veramente ci giochiamo tutti. In quel caso, e la possibilità di arrivare secondi ancora c'è perché abbiamo 30 punti in palio. Lo Sheffield è solo di un punto davanti a noi. È vero che ha una gara in meno da recuperare, bisogna vedere se la vince. Anche il Norwich ha più uno, ma a pari partite giocate rispetto a noi, quindi è tutto ancora apertissimo. Oggi cercheremo di andare un pochino più veloci con le partite perché il mercato è finito, ce lo siamo lasciato alle spalle. Iniziando dal Rotherham, che probabilmente potrei anche simulare e vedere se eventualmente entrare a gara in corso. Ma poi ci saranno gare importanti come soprattutto lo Stoke e il Bournemouth a fine marzo, quindi non ci sono più scontri diretti, ma partite difficili davanti a noi ci sono ancora. Questa squadra è al 20° posto, secondo me possiamo anche permetterci una simulata, ovviamente non veloce, ma lenta, con la possibilità di entrare se qualcosa va storto. Lasciamo le redini in mano al vice allenatore. Tesissimo per la prestazione di Frusta Wolves. Sto giocando col fuoco perché l'obiettivo del gioco è proprio quello di non farci arrivare secondi, quindi rischiamo. Dai, entriamo. Ho capito come va a finire sta partita. Entriamo. Purtroppo abbiamo poco tempo per arrivare sull'1-0. Era un rischio simulare e l'abbiamo corso. Dentro per Verde. E Solanke! Vediamo Jeffery, magari è l'anno dei miracoli. Il cross. Vudi! Eccoci qua! E sbaglia anche lui, allora non è colpa di nessuno. Questa, non lo so, a questo punto o era da simulare veloce o era da giocare fin dall'inizio. Questo stop da lì. Tiro. Salva sulla linea Jeffery. Il tiro para il pavone. Cavolo, entrare subito, così a inizio di episodio, entrare subito in una delle partite più scriptate dell'anno non è facilissimo. Dentro, Verde. Gol! 93esimo, Verde! Ce l'abbiamo fatta, ragazzi! Mamma mia, che sofferenza! 3 punti! Mamma mia, ragazzi! L'ho dovuta proprio infilare dentro questa palla. Ho tirato tutti su e poi ho detto no, non tiro, voglio arrivare proprio lì. 0-1, bene, 3 punti, ce l'abbiamo fatta, ok. Questo era un segnale che simulare non è una grande idea in questo periodo. Solo partite, abbiamo già il derby, che non è il derby nel senso da giocare, ma il derby squadra. È salito Knight, è salito Stirling, qua che è salito? Salito Smith, 76. Allora, Jeffery non so perché era molto stanco, forse la prossima potrebbe riposare, anzi senza forse perché è proprio stanco. Metterei Knight, Hardy in panchina, Verde al massimo subentra se c'è bisogno. Poi qua vedo che si è rotto tutto perché gli altri ancora non hanno giocato, sembriamo secondi, in realtà magari ci superano. Secondo me possiamo giocarcela questa con un pochino più di concentrazione rispetto alla gara di prima, che simulandola all'inizio abbiamo preso sotto gamba e ci hanno graziati nel finale. Stavolta partiamo subito bene, cercando di metterla in discesa a nostro favore. Col bravissimo Devante invece qua. Metti, prova tu il tiro. Metti Smith, palla fuori. Woodburn. Il tiro di Vudi subito. 1-0. Ha sbagliato Matty Smith, non sbaglia Ben Woodburn. 1-0 contro il derby in casa nostra. Grande Vudi, grande Vudi. Risposta degli ospiti. Non facciamogli andare al tiro. Il tiro. Il tiro para il pavone. In due tempi, prima la risposta di Colker, poi la risposta del pavone, però la nostra difesa regge. Cole, forse abbiamo perso un attimo. Bellissimo il passaggio, che visione! E qua stoppa male Matty Smith che non è in un buon periodo di forma. Non so se tenerlo fuori in qualche partita perché qua, cioè, lo stop che ha fatto è vergognoso. Mi spiace dirlo, anche se lo amo. Devante, Devante, il tiro para Marshall. Dai, ragazzi, occhio. Bravo, Stirling.
Stirling, vai tu allora. Stirling, 2-0. Gran contropiede del Blackpool. I Seasiders in vantaggio per 2-0 sul derby. Col gol di Stirling, il giovane scozzese. Qua lancerà dall'altra parte. Ok, prevedibile. Vediamo se Luke Bolton c'è. Non benissimo, ma c'è Colker che va molto bene. E poi si va su Jason Knight. Palla dentro per Devante. Il tiro! Ma cosa succede? Ma com'è possibile? Niente. Sforbiciata per darla a Bird. Va bene derby. Accetto. Ma fischio finale 2-0, quello che importava era la vittoria. Non abbiamo giocato due partite bellissime, però le abbiamo vinte, questo è quello che conta. Il migliore in campo è stato Leandro Bacuna. Adesso andiamo sui giocatori impegnati in nazionale. Knight, Verde e Gretarsson. Beh, Verde nella nazionale italiana, sono contento per lui. Se però torna rotto, faccio un disastro. Allora, qua niente, allora, è chiaro che lo Sheffield con due partite in meno, io non so perché lo tengono lì. Allora, provo una follia. Hardy titolare, che sia il Jamie Hardy della nostra squadra. Qua rimettiamo Verde, è tornato riposato Jeff, lo si mette in campo. Hardy, Verde, Smith, Bakuna, Zagaritis. Scusate, mi sono gasato un po' troppo. Questo è un avversario tosto, stiamo molto attenti, lo Stoke City lo temo da pazzi. Va bene, siamo in campo nello stadio fatto bene dello Stoke, che è piacevole da vedere perché c'è un ingresso personalizzato, si entra dal lato. Vediamo il pubblico che spinge lo Stoke, che al momento è sesto, quindi si sta contendendo i playoff. Cioè, ipotesi, arriviamo terzi, loro sesti, giocheremmo la semifinale di playoff con lo Stoke, quindi è un avversario importante. Mitchell! Mamma mia, ragazzi! Era per spazzare quell'intervento, è diventata una scivolata in area. Andiamo con Verde, il tiro para Davis. Non c'è nessuno, la passiamo a Bolton, ripartiamo dietro. Woodburn, Hardy, il tiro! Super risposta del portiere dello Stoke City. Hardy c'è, anche di sinistro, forza. Dentro il tiro di Hardy, 0-1! Assist di Jeffery, aspettavamo solo questo, ragazzi. Non potendo servire le ali, proviamo centralmente a spaccarli. Bravo, ragazzi, è in cattiva forma Cole, giocherà Hardy. Ha giocato poco, si è fatto tanta panchina. Qua io pensavo andasse di là, è andato di qua, è scelta vincente. Bravissimo Hardy. Chiude molto bene Rekic. Palla dentro, mamma mia Cole che riesce a salvare anche il non salvabile. Chiudiamo, non mandarlo di là. È andata. Disisa dovevano. Attenzione, questo è fallo d'attacco. Spaziamo e basta. E preghiamo forte. Campbell. Chiudere kick, bravo. Pressing furente degli avversari. Fischio finale. 1-0, l'abbiamo gestita bene, con maturità, con esperienza. 1-0 contro una difficile avversaria come lo Stoke City. Però calmi, terza partita, vittoria. Allora, qua niente, gli altri hanno deciso di non far giocare più Sheffield e Norwich per studiarci e dire, il bastardo sta vincendo. Allora aspetta che decido come far terminare le partite che devo recuperare. Ora abbiamo purtroppo i temibilissimi avversari del Bournemouth, che avevano già vinto nella partita del girone d'andata. Vogliono rimanere sesti e sbattere fuori lo Stoke City, quindi giocheranno molto molto bene. Andrei su gioca partita e tuffiamoci subito in campo. Loro hanno Billing, Offobor lì a centrocampo, hanno Stanislas, hanno la difesa 5 che è quella che ci crea sempre problemi. Quindi questa è una partita delicata, speriamo in bene. Bakuna, Jeffery, che lancio! Matty Smith! Para Dennis! Lubala! Cole! Gol! 1-0! Devante! Mi sei mancato! 1-0 contro il Bournemouth! E andiamo! Attenzione al Bournemouth! Il tiro! 1-1! Cazzo, dalla rimessa laterale stati rapidissimi. Ragazzi, ragazzi, ve l'ho detto subito, il Bournemouth lo odio. Bene, ti ho visto. Matty Smith. Lubala. Ci arriva. Matty.
Se segni piango! Fuori! Jeffery fuori! Vai, Bolli, cazzo! Attenzione! Il tiro! 2-1. C'era arrivato il pavone, ovviamente, ma non basta. Io ho paura di beccarli ai playoff questi. Cioè, vincono loro ai playoff se li becchiamo. Il tiro, para il pavone. Non ce la facciamo. Palla per Bakuna. Dentro. Ardi! 1-2-2! 2-2! 2-2! Ardi! Ardi! Andiamo! Andiamo! Col tacco dietro, bravo Devante, 2-2. Rivediamo. Bakuna, tacco, gol. Mamma mia ragazzi, vi amo. 2-2, bellissimo pareggio col Bournemouth, devo dire. Mi ha rischiato tanto, mi ha rischiato tantissimo. Con Ardi ce l'abbiamo fatta, solo 3 tiri in porta, hanno una difesa pazzesca. Lo Sheffield vince, go Ardi or go home. Resoconto mensile, bene, è salito Kramer, era il nostro obiettivo, piano di crescita. Tra 10 sale di nuovo, ma è fantastica sta cosa. Troppi passaggi, troppo poco il resto. Andiamo su recupera palloni. Lui, la grande caratteristica di Van der Linden è che lui è più box to box. Ezra è forte dietro. Kavanagh deve salire comunque, ispira troppo. Eppure 1,95 di altezza. Reading, sono sedicesimi. Non me ne frega più nulla di dove sono adesso. Loro hanno Olise che è forte e Jari è forte. No, l'arancione ci porta bene ultimamente. Gioca partita. Devante. Lubala. Che... no! Mamma mia, stavo per dire che gol che abbiamo fatto. Prende l'esterno della rete, Lubio. Verde la difende. Ancora. Devante! Mamma mia, un fulmine a ciel sereno. Para il portiere del Reading. Calcio d'angolo. Olise. Questo è disuman, eh. Il tiro, palo. Jeffery. Devante. Gol! 0-1. Tipico. Assist di Jeffery, gol di Cole. 0-1. Forza, ragazzi. Greta, come sempre. Come sempre. Come ormai tu fai sempre in questi anni. Attenzione avversari, Mitchell. Devono. Miracolo del pavone. Mamma mia, qua miracolo. Il tiro, para il pavone. Miracolo ancora. Gol. Dovevano. Dovevano, però io ringrazio il pavone perché ha fatto veramente una grande parata prima. Stiamo un po' mollando, purtroppo. Lo stress è alto, stiamo mollando un po' il tiro, facciamo fatica a segnare, gli avversari sono forti. Dobbiamo riprovarci ancora, ma non è la prima partita oggi che cerchiamo di recuperare per il rotto della cuffia e non va bene, ragazzi. Bakuna, ti amo. Sì, è buono. Lubala. No, no! Ma come? Non è possibile! Non esiste sta roba! Mi manda fuori! Ma com'è possibile? Ma te l'ho passata! Ma dai, ma non esiste! Cioè, se devo perdere, fammi perdere bene, però! Pareggio! Non esiste. Non esiste, dai. Non esiste. Cioè, ho provato proprio, ho detto, gliela metto lì, con Lubala, sotto porta, deve... cioè, gol... a porta vuota. Com'è possibile che me l'abbiano dosato in modo tale che Woodburn non ci arrivasse per la punta del piede? E questo è un pareggio gravissimo perché è saltato al secondo posto. Il record di gol in Championship è di Glenn Murray col Crystal Palace con 30 gol in una stagione. E allora complimenti a Devante. Comunque vabbè, lo Sheffield ha perso. Vedete com'è questo gioco? Lo Sheffield ha perso. È un gioco che ti fa diventare matto, questo è evidente. Olise è stato molto forte, ma soprattutto Ejaria mi è piaciuto molto. Questo è forte, mi è piaciuto molto col caschettino così, poi è interessante. Mamma mia, comunque che duo che hanno lì, Va bene ragazzi, c'è poco da dire. Dobbiamo giocare adesso con lo Sheffield Wednesday. Giochiamo subito così vediamo se ci sta una settima partita. Andiamo un pochino più veloci per avvicinarci al momento cruciale dei playoff. Vabbè, proviamo a fare 3 punti con loro. Purtroppo hanno Windes e Callum Patterson e hanno la difesa 5. Maledetti. Beh, proveremo a bucarla. Gioca partita. Siamo contro lo Sheffield Wednesday, ma giochiamo di domenica. Ecco, questo potevo risparmiarmela.
Il tiro subito in vantaggio, 0-1. Sono partiti dei fulmini. Erano dei fulmini, subito in vantaggio gli avversari. 0-1. Devante. Verde. Verde. Il tiro, gol! 1-1. Daniele Verde. E andiamo, ragazzi. Bravo. Mamma mia che acquisto a gennaio. Verde is back. Il tiro, gol, 1-2. Segna Rich. Bene, ragazzi, subito. Interessante questa partita. L'ultima volta che mi sentivo così ero contro il Manchester City. Ora sono con lo Sheffield Wednesday. Jason Knight. Il tiro. Questo è fuori gioco. No, 2-2. Ma come fa? Ero convinto fosse fuori gioco. Devastante call, pareggio. Pareggio, pareggio, pareggio. Rivediamolo, ragazzi, ero sicuro fosse fuori gioco. Assist di Knight. Lo teneva in gioco il giocatore lì. Mamma mia, che ingenuità del difensore. Lubala. Il tiro! Miracolo di Dawson. Forza, ragazzi, sfondiamoli, sfondiamoli. Bakuna. No, è andata. Mamma mia, il pavone. Nonostante i gol subiti, posso dirlo, il pavone sta giocando bene. Allora, dentro Hardy. Si arrabbierà un po' Devante che metto Hardy, però ultimamente è l'uomo che entra e segna. Vediamo se avrò ragione anche stavolta. Il tiro, miracolo del pavone. Questo tira da fermo, mette in difficoltà Peacock Farrell che sta giocando divinamente. Calcio d'angolo. Gol di Callum Patterson. 2-3. Hardy, 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 Hardy! 3-3! Forza, ragazzi! Entra, segna, entra, segna, entra, segna. Ancora Hardy, Verde. No, Knight, teniamola lì. Woodburn. Il tiro! Gol! È buono! Hardy! 4-3, incredibile! Hardy! Anche questo sul filo del fuorigioco. Grande! Grande! Impazzisce il pubblico. Torna, torna a sognare. Rivediamo. Woodburn, assist decisivo. Dai, non ci credo. È dall'inizio della partita che dovevano fare pareggio. Questa è stata una partita mostruosa, posso dirlo? Cioè, 1-0, 1-1, 2-1, 2-3, 3-2, 3-3, 4-3, 4-3. E allora va bene, cioè, va bene. Ok. Fischia, bravissimi. Oh, là. No, ha fatto troppo ridere questa partita, vi giuro. Sheffield vince, chiaro. A posto, a posto, sono contento. Giochiamo i playoff, va bene. Questa è stata vergognosa. Siamo a 87 punti e ci hanno spediti al quarto posto con tanto di vaffanculo. Cioè, è stato veramente assurdo. Però va bene, ragazzi, va bene. Altre volte ci è andata diversamente per noi. Va bene così. Però veramente, cioè, mi hanno voluto, e lo dicevo dall'inizio della partita, mi facevano respirare e mi mettevano la testa sotto l'acqua. Mi facevano respirare e mi facevano mettere la testa sotto l'acqua. All'inizio dell'episodio avevamo fatto di quelle vittorie. Ci ritroviamo quarti. Voi ditemi, com'è possibile che ci ritroviamo quarti? Abbiamo fatto 3 vittorie, eravamo quasi primi. Hanno fatto giocare 2 gare in meno allo Sheffield. Poi ho pareggiato col Bournemouth. Sheffield ne ha vinte 2. Il Norwich le ha vinte tutte. A me ne hanno fatte pareggiare 3 di fila. Io ho la paura dei playoff, la paura è che se capita una gara così ci giochiamo la stagione. Simula partita. Che poi vabbè, ragazzi, cioè, da neopromossa viva il realismo, eh. È che io mi incazzo troppo a pareggiare una partita così. Poi Callum Patterson è di un buggato in questo gioco che non ho idea. È buggato da quando io ho aperto il mio canale YouTube. Callum Patterson era già buggato. Miracolo. Comunque è stata una bellissima stagione, devo dire. Al di là che non arriviamo secondi, è stata una super stagione. Perché non era facile arrivare dalla Ligue 1 e pensare di lottare così tanto. Il weekend lo passi a casa. Attenzione, Devante, 1-0. Mamma mia, miracolo del pavone. Spazzala.
Fischio finale 0-1 simulando. Grande Devante, sicuro finisse pareggio, sicuro. Invece miracolo del pavone, si è visto da qua. Va bene ragazzi, allora ormai niente, 90 punti, siamo quarti. Questa è la championship che ci tocca giocare. Perlomeno possiamo stare un pochino più tranquilli per il prossimo episodio, che sappiamo già che dovremo giocare i playoff, a meno che non c'è un scivolone bestiale dello Sheffield. Se passiamo come quarti dovremo incontrare il West Bromwich ai playoff, semifinale andata e ritorno, e la finale tra la vincitrice tra Norwich e Bournemouth. E non va male, nel senso che io di queste squadre quella che temo di più è il Bournemouth. Allora, semifinali sono andata e ritorno, e poi la finale è netta, secca, Wembley.